Per me la fisarmonica è uno strumento col quale riesco ad essere espressione di emozioni, di me stesso, di quella parte inesprimibile. La fisarmonica è uno dei pochi strumenti, pochissimi strumenti, che noi abbracciamo. Quindi ricorda già qualcosa di per sé di estremamente atavico, legato a una emotività che potrebbe appartenere a chiunque. Tutti siamo capaci di abbracciare e di essere abbracciati. La musica è un contenitore di emozioni grazie al quale vengono raccolte e descritte. L'Eurovision Song Contest in Lituania, sicuramente un'esperienza molto importante, non solo per me come musicista, ma per sottolineare la mia attività di producer. Ho ideato la Rouge Sound Production proprio per cercare di passare da quella che fosse una esperienza musicale di compositore e esecutore a realizzare dei prodotti finiti. Oggi c'è l'esigenza estremamente forte che un'idea venga concretizzata per poterla distribuire. Ultimamente per il cantante Alanas ci siamo incontrati durante un tour sul Mar Baltico. Io provenivo dalla Polonia, ho fatto Danzica, ho fatto diverse città del Mar Baltico, tra cui Nida, Palanga, Klaipeda. Mi ha ascoltato in un club dove suonavo, mi ha contattato, ho detto mi piacciono molto le tue idee musicali e la tua creatività. Da lì è nato un progetto comune, l'idea di far musica, e da lì è nato Seven Days, che attualmente sta partecipando ed è nelle fasi finali dell'Eurovision Song Contest Lituania. Like 7 days ago.